Une idée, une conviction, un engagement, ma fondation. Aujourd'hui, il y a urgence à relever le défi que représente la protection de notre planète. Notre combat pour l'environnement est fondamental pour les générations à venir. Il revient à chacun de nous d'agir et d'agir au plus vite. Da 8 anni, con 8 sedi dislocate all'estero, 8 programmi principali, oltre 300 progetti attraverso il mondo in 3 settori principali di intervento, la Fondazione Principe Alberto II di Monaco è oggi un attore chiave nella protezione dell'ambiente. Durante questi anni, la Fondazione ha saputo coinvolgere numerosi partner prestigiosi. Oggi essa stessa è forza propositiva e sviluppa proprie iniziative. In mare, sulla terra, in aria, contribuisce a migliorare la qualità degli ecosistemi dai quali l'umanità dipende. La préservation, la constitution d'aires marines protégées est sans doute la meilleure et la plus simple des solutions puisqu'il s'agit de permettre tout à la fois la préservation de la biodiversité marine au plan végétal, mais aussi la reconstitution ou la constitution ou la préservation des stocks d'espèces vivantes dans ces zones protégées. In mare, la Fondazione Principe Alberto II di Monaco condivide una nuova visione delle aree marine protette, incentrata sulla ricerca di un equilibrio tra l'utilizzo durevole e la protezione degli ecosistemi. La Fondazione ha confederato più stati, creando un meccanismo finanziario che faciliterà lo sviluppo delle aree marine protette del Mediterraneo. In collaborazione con l'Istituto Oceanografico, in occasione della Monaco Blue Initiative, la Fondazione riunisce annualmente rappresentanti politici e scienziati, responsabili dell'ambiente ed economisti, che condividono l'idea di una protezione marina compatibile con lo sviluppo delle attività in mare. Per la salvaguardia della foca monaca, specie emblematica del Mediterraneo in serio pericolo di estinzione, la Fondazione ha dato inizio ad un progetto per la creazione di un'area marina protetta nei pressi di Gyaros. Questo isolotto arido delle Cicladi ospita una delle più importanti colonie di foca monaca. La Fondazione ha mobilitato le migliori ONG greche ed italiane per dare corso al progetto ed ora beneficia anche del sostegno della Commissione europea. Prince Albert has been an inspiration to all of us. He has been a champion for the oceans for as long as I have been working on these issues, and that's been 20 years or more. We need to follow his lead. He has excellent instincts and his heart is definitely in the right place. La Fondation a vraiment une tradition de sérieux, de contrôle, et c'est aussi un message qui est adressé à tous les autres porteurs de projet. Per la terra, la Fondazione è notoriamente molto attiva nella lotta contro la deforestazione, che crea altrettanta emissione di gas a effetto serra quanto il trasporto stradale. Molti progetti sono sviluppati nei grandi bacini forestali del pianeta. La Fondazione è, ad esempio, all'origine del Centre d'Excellence Sociale del bacino del Congo, che insegna a giovani studenti dei paesi africani ad indirizzare le imprese forestali verso una gestione durevole delle foreste. Il successo del progetto permetterà di riproporlo per le foreste indonesiane. The issue is, can growth be inclusive? Can we have prosperity for all and still maintain this planet? This is real. La
Fondazione interagisce altresì nel Principato di Monaco con il governo per sollecitare le imprese monegasche ad utilizzare legno proveniente dalle foreste a gestione durevole. Progetto simile è altresì condotto in settori specifici, ad esempio presso i costruttori di yacht, grandi consumatori di legni preziosi. La Fondation Prince Albert II de Monaco è rispettata dans le monde entier per il lavoro che fa nel domaine della biodiversità, dell'eau e della lotta contro i cambiamenti climatici. Per l'aria, la Fondazione Principe Alberto II sostiene molti progetti legati a specie emblematiche di uccelli, tutte minacciate dall'attività dell'uomo. Al confine con il deserto del Marocco, in pareti rocciose e semiaride del Parco Nazionale Sous Massa, a sud di Agadir, vive la più grande colonia di ibis calvi. In collaborazione con BirdLife International, la Fondazione sostiene un progetto per la protezione di questa specie, considerata in serio pericolo di estinzione dall'IUCN. Oltre alla protezione degli ecosistemi e delle specie emblematiche, la Fondazione continua a far sentire la propria voce ai più alti livelli nelle negoziazioni internazionali. La Fondazione non manca di sensibilizzare in egual misura il grande pubblico ed in particolare i più giovani attraverso la condivisione di esperienze umane, l'organizzazione di mostre e spedizioni o anche con progetti di sensibilizzazione. Prince Albert brought together a group of 150 scientists from more than two dozen countries to alert policymakers around the world about the troubling findings. What planet will we be passing on to our children? What conditions will we be leaving them to live, develop, and flourish under? What dreams will they still have the right to nurture? These are some of the key questions underlying the issues that bring us here today. La consegna annuale dei premi della Fondazione è occasione per ricompensare tutte quelle personalità il cui impegno per l'ambiente funge da esempio per le generazioni future. La Fondazione è, prima di ogni cosa, l'insieme di uomini e donne che nel mondo abbracciano gli stessi valori e gli stessi obiettivi, partecipando così alla protezione del nostro pianeta.